Buongiorno e bella a tutti ragazzi, qui è TheStriker46 e oggi sono qui per introdurvi la nuova rubrica che aprirò sul mio canale. In questa rubrica vi parlerò delle molteplici mod che troverò sul web di Minecraft. Ebbene, come prima puntata ho intenzione di introdurvi un pochino le fasi di questi video. Allora, saranno divisi per lo più in tre fasi. La prima, che sarà ambientata in questo studio, in cui elencherò le principali caratteristiche della mod. La seconda invece si attuerà nell'arena, che è qua vicino e che presto vi farò vedere. Niente, iniziamo subito. La terza invece è una sorpresa, ragazzi, lo vedrete continuando a guardare il video. Benissimo, ragazzi, iniziamo con la prima mod della rubrica. Infatti non sono vestito da, tra parentesi, Juggernaut per niente. Infatti, oggi vi parlerò della Ferulous Guns Mod. Ma cosa ci aggiunge la Ferulous Guns Mod? Semplice, aggiunge un pacco di armature e di armi da fuoco. Sì, esatto, armi da fuoco, compresi bazooka, AK-47, Desert Eagle e chi più ne ha più ne metta. Ragazzi, andiamo subito a visualizzare le mod. Come potete vedere, ragazzi, è la prima volta, volevo farvi almeno vedere. Guardate che bello. Era giusto come... Vabbè. Minchia, da parte, iniziamo con il vero e proprio... la vera e propria visualizzazione della mod. Potete vedere, questa qui è l'arena. La faccia di creeper che non può mai mancare, in ossidiana. Guardate. Questa qui l'ho fatta in una serata. Qua c'è il mega crafting table in cui... Farò vedere il crafting degli oggetti principali, ma ragazzi, in questa puntata, essendoci talmente tanti oggetti da non capirci niente, infatti poi vi farò vedere, non potrò mai mettere tutti quanti questi crafting in questa unica crafting table, sebbene immensa. Bene, comunque ragazzi, iniziamo subito, adesso inizierò subito ad esporvi le meraviglie di questo mod, perché sono veramente meraviglie. Ragazzi, come potete vedere, ci sono diverse armature. Come quella da Juggernaut che vi ho appena fatto vedere. Quella della Special Ops, ragazzi, guardate che diga proprio. Bellissima. Guardate, sono veramente tutte quante delle bellissime armature. Sì, ve le faccio vedere tutte perché meritano veramente di essere visualizzate. Tranne forse questa che non tanto mi piace, ma comunque sempre ben fatta, ben riuscita. Guardate che bella la mimetica. Tan 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 tan. Ok, bastiamo a cogliere il genere. Guardate, aggiunge persino le granate, ragazzi. No, non si può scherzare adesso. Anzi, adesso non vi farò vedere... Cioè, va bene, ve le faccio vedere le granate. Basta, basta. Non siete troppo... Siete troppo curiosi. Guardate, lasciano persino il buco. Poi mi toccherà tapparle. Wow. Ragazzi, ma guardate, la meraviglia vera e propria di questa mod è questa. Qui mi scrivono su Skype. Fuck. Eccola, guardate il cecchino. Se io premo R, punto per davvero. No, veramente fighissimo. Guardate. Sono pistole, mitragliette. Guardate la, diciamo, quantità di oggetti aggiunti da questa mod. Persino l'arma preferita da molti. La K47. Con diversi mirini, ragazzi. Quindi c'è quello lì che non punta, che è questa qui, senza... Red dot, olografico, ACOG. No, va veramente chi più ne ha più ne mette. Ragazzi, guardate, io premo R con questa e non punta. Invece con questa qua premo R. Mirino, red dot. Mentre se premo R con l'ACOG, guardate, veramente, veramente, una bellissima mod. Guardate, veramente stupenda. Niente ragazzi, penso di avervi fatto vedere abbastanza di questa mod. Almeno... seconda fase, perché questa qui è la seconda fase. Bene ragazzi, adesso io chiuderò Minecraft e vi aspetterò per la terza parte del video. Ed eccoci qua per la terza parte, ragazzi. Nella terza parte di ogni video vi spiegherò come installare le mod di cui abbiamo parlato prima. Adesso dato che è la prima puntata, devo spiegarvi le basi almeno del modding di Minecraft. Benissimo, vi insegnerò come installare la Forge Mod Loader.
Installarlo è semplicissimo, basterà andare a scaricare il file di Minecraft Forge che vi ho messo in descrizione, aprirlo con 7-Zip o WinRAR, poi andare nel vostro punto Minecraft, bin, Minecraft.jar, aprirlo con 7-Zip o WinRAR anch'esso, e avremmo queste due. Allora, selezionare tutti i file di Minecraft Forge. Dell'archivio Minecraft Forge, copiarli tutti, spostarli tutti quanti nella cartella Minecraft.jar e avremmo messo le basi per l'installazione del nostro Forge. Benissimo, come completare l'azione, il nostro processo di installazione? Benissimo, basterà far partire il nostro Minecraft. Ecco, come potete vedere adesso sta installando Minecraft Forge, aggiungendoci tre mod, aggiungendo le prime tre mod al nostro Minecraft e alcune cartelle e file nella cartella .minecraft. Ed ecco qua. Guardate, Minecraft Forge e tre mods loaded, come vi ho già detto. Non sono vere e proprie mod, ma sono Minecraft Forge diviso in tre sezioni che fanno ognuno, che svolgono ognuno un lavoro diverso. Benissimo, adesso possiamo anche chiudere Minecraft e iniziare ad installare la nostra Ferullo's Guns Mod. Ragazzi, scaricate il file che vi ho messo in descrizione. Aprite anch'esso con un programma di archiviazione di file. Ah, vi ho fregati, non ho detto più 7-Zip e WinRAR. L'ho detto di nuovo, cazzo, vabbè. Fatti di tenere. E copiate tutto quanto quello che c'è dentro la cartella place in Minecraft.jar dentro il Minecraft jar. Ecco, fatto. Poi chiudiamo il Minecraft.jar, andiamo a Resources e copiamo tutto quello che c'è dentro la cartella Ferullo's Blazing Resources, copiamolo in Resources. Benissimo, abbiamo appena finito di installare la nostra Ferullo's Guns Mod. Benissimo. Adesso vi darò una dimostrazione che la mod è stata installata correttamente. Quindi facciamo partire il nostro Minecraft, Forge farà i suoi controlli, partirà la scritta Mojang ed ecco qua ragazzi, 4 mod caricate, non più 3 come prima, e guardate, Ferullo's Guns Mod. Ecco fatto ragazzi, la mod è partita e voi siete pronti per iniziare la vostra Minecraft Battlefield osa, Call of Duty osa partita a Minecraft. Bene ragazzi, spero di esservi stato utile, che il video vi sia piaciuto, magari spolliciate un pochino, iscrivetevi al mio canale e niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video che potrebbe essere gameplay, tutorial o persino un'altra puntata della nostra nuova rubrica. Quindi ragazzi, spero che... Niente ragazzi, va bene, saluto e basta. Ciao ragazzi.